Non so voi, anzi lo so bene, Mario è stato bravo, grazie, perché Mario è averne, perché Mario ci dice le cose come stanno senza guardare nessun interesse, quant'altro. Noi siamo sicuri quando sentiamo parlare Mario perché abbiamo le indicazioni su quello che occorre fare e loro lo seguiamo volentieri sempre. Grazie. Allora, cerchiamo una sorpresa. Sorpresa fino a un certo punto, perché è un contributo di una persona che noi conosciamo, che ha già diciamo, presenziato qua i nostri incontri nelle ultime forse 4-5 giornate aperte. Ci era fatto conoscere il nostro Roberto, no? Quando scrivevate il libro, forse uno dei primi, noto insieme a Belisario e a Kogo, no? Giusto, 2010, e da quel momento è diventato il nostro compagno di viaggio. È una persona che anche molte altre scuole conoscono, ha tenuto nel dicembre del 2013 insieme con dei suoi collaboratori un corso per DS, per DSGA, proprio sulla trasparenza. Alcuni dicevano, ma non dice tante cose vere, chi lo sa, no? Responsabile della trasparenza, ma non è vero che sarà dirigente, si diceva. E la scuola, beh, la scuola non c'entra con il decreto 33, perché la scuola è fuori, ce lo dicevano, qualcuno ci ha creduto. I nomi bisogna sempre farli, lo diceva Chiappetta con una circolare, io pure mi sono preso quasi una diffida da qualcuno perché ho detto che non era vero quello che c'era scritto lì, tant'è vero che in questi giorni, anzi in questi mesi è arrivato ovviamente la circolare che dice che siamo tenuti. Sinceramente lo dicevano anche altri, non lo diceva soltanto Chiappetta. Comunque in ogni caso cos'è successo? Che poi invece era esattamente come diceva il nostro ospite di oggi, Ernesto Belisario, che ci ha lasciato un video per noi sempre prezioso, perché è un altro delle persone alla Mario Varini. Porta per l'invito, ormai l'appuntamento di porte aperte sul web. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici di Porte Aperte sul web. Io vi ringrazio ancora una volta per l'invito, ormai l'appuntamento di Porte Aperte sul web è diventata una piacevolissima abitudine. Purtroppo non riesco con voi ad essere presente oggi, in quanto sono a 7.000 km di distanza in Canada, a Ottawa, per partecipare alla terza International Open Data Conference, e spiegherò più avanti che cos'è questa conferenza, perché questo appuntamento è così importante. Ripeto, sono assolutamente contento di essere con voi, purtroppo non in presenza, perché questo progetto è cresciuto e significa, voglio dirvi, da semplice avvocato che però è appassionato, come sapete, ai temi del digitale, ci tengo a dirvi che Porte Aperte è ormai diventato un punto di riferimento. Me ne sono reso conto nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo in cui ho coordinato un progetto per la digitalizzazione e supporto alla digitalizzazione delle scuole del Mezzogiorno insieme al Formez e al MIUR, in cui abbiamo portato Alberto Ardizzone e Mario Varini, che saluto, lo sanno, abbiamo portato Porte Aperte come esempio di buona prassi con riferimento ai siti delle pubbliche amministrazioni e ai siti scolastici, e la sorpresa degli istituti che ancora non conoscevano, dei vostri colleghi che ancora non conoscevano l'esperienza di Porte Aperte, la comunità di Porte Aperte, nel dirci grazie che ci avete fatto conoscere questa importante esperienza, perché adesso possiamo serenamente abbandonare il nostro fornitore che magari ci aveva curato il sito di cui non eravamo soddisfatti, ma sappiamo che la comunità ha messo a punto delle cose che sono tarate sulle nostre esigenze. Credo che sia uno dei riconoscimenti più belli che ci possa essere per un lavoro lungo, difficile come quello che avete insegnato voi.
Come da abitudine, nel corso del mio intervento a porte aperte da qualche anno a questa parte, io provo a fare un po' un bilancio della situazione, uno stato dell'arte sulla normativa, da avvocato quale sono, in materia di digitalizzazione, e allo stesso tempo provo a capire e provo a confrontarmi con voi su quali sono le prospettive dei prossimi 12 mesi, di qui a quando ci rincontreremo. Bene, le prospettive, in questo caso Alberto Ardizzone mi ha chiesto di parlare di tre parole. Le tre parole di cui parlo oggi sono probabilmente di frontiera, ma non più di tanto. La prima di cui voglio parlarvi è memoria digitale. Cosa vuol dire memoria digitale? Sapete perfettamente che nel corso di questi anni il legislatore si è preoccupato della dematerializzazione, cioè si è preoccupato di sostituire progressivamente il documento di carta con il documento informatico. Ovviamente dico progressivamente perché si tratta di un processo che, come voi sapete, è cominciato con le leggi Bassanini nel 1997 e poi passato per il testo unico sulla documentazione amministrativa, il DPR 445 del 2000, ha trovato il suo sfogo naturale nel codice dell'amministrazione digitale, il decreto 82 del 2005. È stato un processo molto lungo, è stato un processo molto travagliato, soprattutto perché le regole tecniche del codice dell'amministrazione digitale sono arrivate con grandissimo ritardo, alcune soltanto a gennaio 2015, quelle ad esempio sul documento informatico, però possiamo sostanzialmente dire che oggi il quadro normativo in materia di codice dell'amministrazione digitale è completo. Abbiamo la norma primaria, abbiamo le regole tecniche, e anche se nel corso dei prossimi mesi, e questa è una piccola anteprima che vi do, il codice dell'amministrazione digitale subirà delle ulteriori variazioni, mi sembra però scontato che saranno delle variazioni che vanno a semplificare, quindi che non altereranno il quadro, ma chiariranno ulteriormente che la transizione dalla carta al digitale è ormai irreversibile e, mi verrebbe da dire, è ormai completata. Non sono più infatti in condizione di darvi dei traguardi futuri. Dal 1 gennaio 2004 il protocollo informatico, dal 1 gennaio 2011 l'albo online, poi abbiamo avuto il SUAP online e poi abbiamo avuto dal 1 gennaio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche, dal 1 luglio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche con le imprese e non solo con le amministrazioni, dal 1 gennaio 2014 l'obbligo di servizi online, dal 1 gennaio 2015 l'obbligo di contratti per lavori, servizi e forniture stipulati come documenti informatici sottoscritti con firme elettroniche. Forti. Come vedete quindi la gran parte dell'attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni italiane, quindi anche degli istituti scolastici, è ormai per il legislatore già dematerializzata. Quindi anche se noi vediamo all'interno nei nostri uffici, nella nostra scrivania della carta, dobbiamo sapere che quella carta per il legislatore non esiste, non dovrebbe già esistere più, e quindi la sfida che dobbiamo avere di qui ai prossimi mesi è quella di far assomigliare le nostre scrivanie e i nostri archivi a quello che vuole il legislatore, ma se non altro perché le sanzioni che il nostro legislatore ci pone sono quelle delle legittimità dell'azione amministrativa che poniamo in essere senza utilizzare le tecnologie informatiche, quindi per continuare a stampare, timbrare e firmare in analogico con questa, noi sicuramente percorriamo il rischio di non assicurare l'efficacia giuridica ai nostri atti e quindi che qualcuno possa contestarne la legittimità e l'affidabilità. Il 2015 da questo punto di vista è un anno importante, non solo perché è l'anno che arriva dopo l'obbligo della fatturazione elettronica, non solo perché è l'anno in cui sono entrate in vigore numerose regole tecniche, sono state pubblicate numerose regole tecniche sul codice dell'amministrazione digitale, ma anche perché l'11 di ottobre del 2015 scade il termine per l'adeguamento da parte di tutte le amministrazioni al DPCM 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico, che prevede che tutte le amministrazioni debbano dotarsi di un protocollo informatico adeguato alle nuove regole tecniche, di fascicoli informatici di procedimento, e debbano adottare un manuale
della gestione documentale in cui ci si è specificato tutto, compreso le modalità di formazione dei documenti informatici. Documenti quindi delle amministrazioni devono essere, ai sensi dell'articolo 40,1 del codice, interamente digitali, in formati ovviamente accessibili, e qui su questo sicuramente andiamo a cogliere una delle, dei temi caldi di Porte Aperte sul Web, e poi ovviamente dovranno entrare in fascicoli interamente informatici e quindi dovranno essere conservate in modalità completamente digitale. Quindi la memoria digitale cosa significa? Nel momento in cui l'amministrazione diventa un'amministrazione digitale, le regole già mi impongono da oggi, più a più tardi dall'11 di ottobre 2015, di essere un'amministrazione digitale, devo stare molto attento, perché di fatto significa imparare un nuovo modo di scrivere gli atti amministrativi, che devono essere documenti informatici redatti con determinate modalità, ad esempio sul carattere, che devono essere accessibili, quindi con determinate accortezze, che devono utilizzare determinati formati, che devono essere sottoscritti elettronicamente. Questo è un primo punto. Dopodiché dovrò gestirli informaticamente con tutti gli altri documenti del procedimento amministrativo e dovrò conservarli nel tempo in un sistema di conservazione ai sensi di un altro decreto attuativo del CADI, il DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione documentale. Non si parla più di conservazione sostitutiva, ma si parla di conservazione to cure. Perché? Perché non abbiamo più carta nei nostri archivi, nei nostri originali da sostituire, abbiamo unicamente dei documenti originali informatici. E di questi ci dobbiamo preoccupare. Quindi quando parliamo di memoria digitale stiamo dicendo che dobbiamo formare, dobbiamo custodire adeguatamente i nostri documenti per evitare che questi perdano la propria efficacia, per fare in modo che questi siano leggibili, per fare in modo che sia salvaguardata la riservatezza dei soggetti i cui dati sono all'interno di quei documenti, per fare in modo che questi documenti possano essere disponibili a tutti, soggetti pubblici e privati, per il tempo per cui la legge predispone la loro conservazione nel tempo. Questo è un tema importante. La prima parola e passa per l'adeguamento ai due DPCM, DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo e DPCM sempre dello stesso giorno, sono gemelli, del 3 dicembre 2013 sulla conservazione documentale, e ovviamente per quanto riguarda il documento informatico abbiamo anche il DPCM 13 novembre 2014 in cui si parla delle modalità di formazione e delle caratteristiche di integrità dei documenti informatici, dei documenti amministrativi informatici, ma anche delle copie analogiche, delle copie informatiche, pardon, di documento analogico e dei fascicoli informatici di procedimento. Questi sono i tre testi che noi dobbiamo tenere presenti per assicurare la dematerializzazione e allo stesso tempo assicurare la memoria digitale. La seconda parola di cui vorrei parlarvi è invece la parola FOIA. Si tratta di un acronimo che viene dall'inglese e si chiama Freedom of Information Act. È la legge adottata dagli Stati Uniti sulla trasparenza nel 1966, il 4 di luglio del 1966, che prevede che chiunque possa chiedere alle pubbliche amministrazioni di consultare atti, documenti e dati che sono da queste detenuti, che sono in possesso di pubbliche amministrazioni, senza dover spiegare perché. Il FOIA quindi è diverso dal diritto di accesso previsto in Italia dalla legge 241 del 90, articoli 22 e seguenti. Perché? Perché la legge 241 del 90 prevede che solo gli interessati abbiano diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, quindi solo chi ha diritto, una posizione giuridica rilevante che può essere tutelata guardando quei documenti. Quindi se ho partecipato a una gara d'appalto ho diritto a vedere l'offerta della impresa che si è aggiudicata l'appalto, se ho partecipato a un concorso ho diritto a vedere gli elaborati dei vincitori di quel determinato concorso. Ovviamente la normativa italiana è una normativa molto restrittiva ed è qualcosa ovviamente che ci ha penalizzato anche nella lotta alla corruzione. La novità, per questo vi parlo di questa parola adesso, la novità è che nel 2015, grazie ad un progetto promosso da oltre 32 associazioni non governative, il progetto si chiama FOIA4Italy.it, cioè FOIA4Italy, si sta provando a portare anche in Italia una norma di trasparenza di questo tipo.
Dopo l'appello, dopo che sono state raccolte oltre 20.000 firme, se volete potete aggiungere anche la vostra, il ministro Madia pochi giorni fa ha annunciato che all'interno della riforma della pubblica amministrazione, che al momento è al vaglio delle Camere, ci sarà anche il FOIA, cioè una nuova legge evoluta in questo senso, che prevede il diritto di chiunque, senza dover spiegare perché, eccezione fatta per una serie di documenti, segreto di Stato, segreto militare, riservatezza dei dati personali, e entrerà all'interno della riforma della pubblica amministrazione. Quindi, di qui a qualche mese, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare questo diritto di trasparenza. E questa è una piccola grande rivoluzione. È una piccola grande rivoluzione che significa a cambiare la mentalità, essere aperti by default, e quindi sapere che chiunque potrà chiederci qualcosa e noi non potremo rispondere perché, a cosa ti interessa, noi dovremo rispondergli rientra tra le eccezioni, no? E allora devo dartelo, ti spetta, è un tuo diritto. Ovviamente oltre al versante culturale c'è un altro versante, che è il versante di tipo organizzativo. Posso avere un basso impatto di questa disciplina sulla trasparenza solo se i miei archivi sono completamente digitali, perché sarà molto semplice far vedere atti, dati e documenti, e soprattutto avrà pochi costi organizzativi. Differente è il caso invece in cui io avessi ancora fascicoli di carta. Oltre ad essere vietato dalla normativa in materia di dematerializzazione, oggi un'amministrazione può essere solo, davvero trasparente solo se utilizza le nuove tecnologie. La terza parola di cui voglio parlarvi è dati aperti, open data. Io vi ho detto che sono qui a Ottawa all'International Open Data Conference, open data come si dice da queste parti, non alla latina ma all'inglese. I dati aperti cosa sono? I dati aperti sono i dati aperti delle pubbliche amministrazioni. La considerazione è che tutte le pubbliche amministrazioni, anche le istituzioni scolastiche, gestiscono una vasta gamma di informazioni. Queste informazioni sono utili, pensiamo alle informazioni sulle cartografie che sono state acquisite per fare il piano urbanistico, oppure pensate alle informazioni relative alle ispezioni nei locali di ristorazione, che ci aiuterebbero a sapere quali sono i locali che sono stati chiusi, ad esempio perché le cucine non rispettavano determinate norme igieniche. Questi dati, secondo un orientamento sempre più diffuso, qui ci sono i massimi esperti mondiali che ne parlano, questi dati devono eticamente, essendo stati formati da pubbliche amministrazioni, devono essere eticamente rimessi a disposizione degli utenti, che possono riutilizzarle per diverse finalità, per finalità di trasparenza, e questa la motivazione che c'è già in Italia alla base del famoso decreto 33, il decreto di amministrazione trasparente, da cui più di qualche istituto scolastico ha provato a tirarsi fuori. In realtà è etico rendere conto, e rendere conto nel terzo millennio si fa pubblicando i dati e le informazioni in formato aperto, cioè in formati che ne consentano un riutilizzo semplice, ad esempio il CSV, ad esempio l'XML. Naturalmente depurati dei dati e delle informazioni personali, non stiamo dicendo che devono essere pubblicati i dati dei fascicoli sanitari oppure i dati della fedina penale delle persone, stiamo parlando di dati in alcuni casi aggregati, ad esempio quello che è il rendimento che hanno i ragazzi in un determinato istituto scolastico potrebbe far comprendere che quella è la scuola adatta per quello che vuole fare mio figlio, per quelle che sono le sue esigenze, le sue abitudini. Gli open data rappresentano e rappresenteranno sempre di più una frontiera per tutte le amministrazioni. Non solo il governo italiano si è impegnato nella riforma della pubblica amministrazione, c'è grande enfasi su questo, ci sono dei progetti che il governo italiano ha lanciato come soldipubblici.gov.it, dove possiamo verificare grazie ai dati aperti la spesa delle amministrazioni regionali e locali, oppure come italiasicura.gov.it, dove ci sono i dati sul dissesto idrogeologico, oppure Open Coesione, i dati dei progetti che sono stati finanziati con fondi comunitari, che tra l'altro è protagonista di un progetto che vede coinvolte anche delle scuole, che si chiama Scuola di Open Coesione, se lo cercate lo trovate, che di fatto insegna ai ragazzi ad essere cittadini del terzo millennio, cittadini consapevoli, cittadini che controllano. I dati aperti quindi diventano una frontiera, anche perché
ce lo chiede il G8, ce lo chiede il G20, sono all'interno del decreto 33 e rappresentano una nuova modalità di comunicazione. Io metto a disposizione dei dati, che possono essere i dati delle mie ricerche, i dati gli elaborati dei miei ragazzi, dati che rendo disponibili per una circolazione del sapere da un lato e dall'altro, perché ognuno possa verificare e confrontare quello che fanno le pubbliche amministrazioni alla barba del principio per cui siamo tutti uguali, siamo tutti nullafacenti, siamo tutti dei fannulloni. Solo esponendo i dati e facendo in modo che le persone possano toccare la qualità di quello che facciamo, sarà possibile distinguere tra chi lavora bene e chi no. Bene, io a questo punto vi saluto nella speranza di avervi dato qualche spunto utile, di avervi fatto capire come il sito web a norma è stato per anni una importante battaglia, ma adesso è soltanto la porta aperta verso sfide ancora più ambiziose: la memoria digitale, il FOIA, gli open data. Io a questo punto vi ringrazio ancora per la pazienza, so che seguire un relatore a distanza è sempre difficile, vi auguro buon proseguimento dei lavori e mi auguro di riuscire ad essere l'anno prossimo di persona con voi per avere quel confronto di persona che con voi mi ha sempre arricchito e che spero continuerò a farlo ancora. Grazie a tutti e a presto.